La convinzione che i carboidrati siano nutrienti pericolosi è davvero dura a morire. Secondo alcune teorie, il consumo di questi macronutrienti andrebbe limitato, oltre che nella quantità e nel tipo, anche a certe fasce orarie o precisi momenti della giornata. Alcuni suggeriscono di non mangiarli dopo le 18. Ma sarà vero? Nonostante questi macronutrienti costituiscano la prevalenza calorica degli alimenti più golosi e siano spesso oggetto di abuso alimentare, è scorretto affermare che facciano ingrassare. Presi nelle giuste quantità, i carboidrati sono indispensabili al benessere e alla salute psicofisica, oltre che alla prestanza degli sportivi. Il problema di chi ingrassa a causa dei carboidrati è semplicemente che ne mangia troppi. Ma allora perché qualcuno ancora suggerisce di non mangiarli dopo le 18 di sera? A causa di due errate convinzioni. La prima è che i carboidrati assunti quando ci troviamo a riposo verrebbero trasformati automaticamente in grasso. E la seconda è che i carboidrati hanno una buona capacità di stimolare l'insulina, un ormone che promuove anche la sintesi e il deposito di grassi. In realtà, quando si mangiano carboidrati, la loro destinazione varia in base alla condizione dell'organismo. Se il bilancio calorico è negativo, le riserve di glicogeno sono basse e i carboidrati sono usati per riempirle di nuovo e non vengono convertiti in grassi. Ciò avviene a prescindere dall'orario. Viceversa, se il bilancio calorico è positivo e le riserve di glicogeno sono piene, i carboidrati possono risultare in eccesso e convertiti in grasso di deposito, ancora una volta a prescindere dall'orario. Ed è vero che i carboidrati stimolano l'insulina, ma è altrettanto vero che lo fanno anche le proteine e i grassi, e che l'insulina non promuove solo la sintesi e il deposito di grassi, ma anche di glicogeno e di proteine. Come sempre, ciò che fa la differenza è il bilancio calorico. Quindi, cosa dobbiamo portarci a casa da questo ragionamento? Ciò che fa la differenza non è il tipo di carboidrati o l'orario in cui li mangiamo, ma solo la quantità. Mangiare carboidrati dopo le 18 non fa ingrassare, ma è sempre importante fermarsi a ragionare sul proprio stile di vita, sulla dieta complessiva e sul proprio livello di attività fisica.